come si arrivava a realizzare un discorso ben riuscito? Cicerone identifica cinque fasi, che sono innanzitutto l'inventio. Invenire, come sai, significa in latino trovare, reperire. E l'inventio era proprio il reperimento dei materiali, quindi trovare tutto ciò che era necessario per poter costruire l'orazione. In particolare, l'inventio consiste nell'individuazione e nella definizione dei contenuti del discorso. Si individua cioè il tema e si sviluppano gli argomenti ricercando le prove, ovvero documentandosi sui fatti. E a questa prima fase seguiva la dispositio, vale a dire l'organizzazione del materiale, che poteva essere disposto nelle maniere più diverse. L'importante era l'efficacia dell'orazione. C'era poi la elocuzio. La capacità di adattare le parole e le frasi agli argomenti trovati. Elocuzio propriamente significa la cura dello stile, quindi la cura della forma. Ne faceva parte anche il cosiddetto ornatus, vale a dire l'abbellimento del discorso che allora come oggi avviene attraverso l'inserimento di figure retoriche. Si passava poi alla quarta fase che era la memoria, vale a dire la memorizzazione dell'orazione. Gli antichi non leggevano le loro orazioni, ma le pronunciavano a memoria, le imparavano quindi precedentemente. Tra l'altro, lo stesso Cicerone scrisse le sue orazioni dopo averle pronunciate, quindi ciò che scriveva all'inizio era un canovaccio, erano degli appunti. Soltanto dopo aver pronunciato l'orazione il discorso veniva redatto in forma scritta. La quinta e ultima fase era l'actio. La presentazione al pubblico del discorso. La parola actio ha la stessa radice di actor ed entrambe derivano dal verbo agere, che significa, fra le altre cose, anche recitare. È la parte che propriamente avvicina la funzione, il ruolo dell'oratore a quello di un attore, perché gioca anche non soltanto sulla forza delle parole, sui contenuti che esprime, ma anche sul tono di voce, quindi anche la prosemica, il modo attraverso il quale l'oratore si muove, il gioco degli sguardi, tutto insomma quel linguaggio non verbale che ancora oggi tanta parte ha nell'arte di convincere gli altri. The idea held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress, who believe that loving this country requires more than singing its praises or avoiding uncomfortable truths. It requires the occasional disruption, the willingness to speak out for what is right, to shake up the status quo. That's America.